Margaret Thatcher è stata una madre, una donna che ha sconfitto i pregiudizi di coloro che ritenevano che non potesse essere in grado di sedere in Parlamento e tantomeno di guidare il Regno Unito. È stato questo uno dei passaggi del messaggio che il premier britannico David Cameron ha pronunciato per omaggiare la scomparsa Lady di Ferro. Quando Margaret Thatcher si è insediata, il paese era in ginocchio e l'ha fatto rialzare. Non possiamo negare che ha diviso l'opinione pubblica, per noi fu fonte di ispirazione, per altri forza contro cui combattere. Ma c'era una cosa che era presente in tutto ciò che faceva, il suo grande amore per questo paese. È stato un primo ministro patriota, ha detto ancora Cameron. Anche quando trattiamo per il nostro paese a Bruxelles, noi ricordiamo la lezione di Margaret Thatcher, ha aggiunto il premier britannico. Il Parlamento inglese, chiuso per le vacanze pasquali, verrà convocato mercoledì in seduta straordinaria per renderle omaggio. È stata naturalmente una figura controversa. Come laburisti non siamo stati d'accordo su molto di ciò che ha fatto, ma pur in disaccordo la rispettiamo per i suoi straordinari successi e la sua eccezionale forza. David Cameron, Nick Clegg e il sottoscritto siamo stati tutti influenzati dalla sua politica, ha dichiarato il leader dell'opposizione laburista Ed Miliband. La bandiera mezz'asta su Downing Street, dove la Lady di Ferro visse 11 anni, le uniche lacrime che versò furono proprio quando dietro di lei si chiuse la porta del numero 10.